Si chiama l'ARSEC, Laboratorio di Riscossa Secondiglianese, l'associazione culturale non profit costituita da giovani, il cui scopo è la tutela ambientale e il recupero degli individui appartenenti ai ceti sociali più bassi nel quartiere di Secondigliano a Napoli. L'associazione ha lanciato una campagna provocatoria sulla sensibilizzazione della polizia stradale contro le deiezioni dei cani. I giovani hanno affisso locandine e distribuito gratuitamente palette e bustine monouso dove contenere le deiezioni dei cani. Precedentemente, in piazza Luigi di Nocera, sede dell'associazione, sono stati distribuiti gratuitamente contenitori della spazzatura per protestare contro l'inadempienza del comune di Napoli. Abbiamo intervistato il fondatore e presidente dell'associazione, Vincenzo Strino. Ci occupiamo di ambiente, di innovazione, ma anche di formazione del quartiere, perché ci siamo accorti che insomma c'è poca roba, c'è poca carne a cuocere in un quartiere del genere che ha delle potenzialità incredibili e che quindi vanno sfruttate a dovere. Negli ultimi mesi abbiamo pensato a curare le aiuole, così come anche insomma a inserire questi bidoncini che sono l'ennesima provocazione, perché sono dei bidoncini da ufficio, insomma la cittadinanza quindi sta rispondendo benissimo a quella che è la nostra provocazione, insomma hanno capito bene o male noi cosa vogliamo fare. Abbiamo un laboratorio di pasticceria americana che partirà a novembre, mentre invece il laboratorio di pizzeria, insomma il pizzaiolo partirà già fra un paio di settimane, e inoltre anche fra un paio di settimane partirà il laboratorio di programmazione informatica per i bambini, insomma delle elementari e delle medie, e con un programma preso direttamente dal MIT e che lo faremo soltanto nel weekend. Parallelamente io mi sto occupando del progetto rugby, porterà una dozzina di ragazzi del quartiere alla squadra di Scampia, un altro progetto di cui mi sto occupando io, attività sportive che non implichino sempre il calcio.